Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua. Mi è mancato fare video da casa perché quando sono fuori, certo, mi piace comunque portarvi dei contenuti anche diversi, come quello dell'altra sera allo stadio, però poi la comodità dello studio, allestito le luci, la camera, il microfono, beh, è tutta un'altra storia. E quindi sono appena tornato a casa, sono stati 3 giorni, wow, intensissimi, davvero intensissimi. A breve vi potrò comunicare il giorno dell'uscita della partita Juventus-Inter disputata della YouTuber League. Vabbè, vi preparo a... sarà un video clamoroso, quindi veramente puntate il profilo Instagram di Fede Marconi perché ci saranno delle novità grosse, 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 e arriveranno presto e io stesso vi porterò un contenuto esclusivo di analisi della mia performance con dati, statistiche e videoclip. Faremo una roba, ragazzi, che non si è mai vista su YouTube Italia, lato sportivo, lato calcio. Quindi preparatevi che ci sarà un casino incredibile. Io registro preventivamente questo video, ve lo faccio uscire il giorno della partita e voglio parlare un po' di quello che sarà questo Milan-Juventus che secondo me sarà molto complicato. Allora, prima di tutto vorrei recuperare un concetto che avevo espresso l'altro giorno qui sul canale in compagnia di Tatino, e cioè i tre output disponibili che avremo di questa partita, cioè vittoria, pareggio o sconfitta, andranno a dirci chi siamo per un motivo. Questa squadra ha bisogno di recuperare terreno. Questa squadra viene da un bruttissimo primo pattern di campionato, una bruttissima prima parte di campionato, è una ripresa sensata, una ripresa in cui ha ritrovato fiducia in se stessa, ha ritrovato gol e ha ritrovato vittoria. Non sempre convincentissimi, o almeno non nell'arco di tutta la partita, perché il primo tempo col Bologna non mi è piaciuto, perché gli ultimi 20 minuti col Maccabi non mi sono piaciuti, però sono dell'idea che questa squadra prima di correre debba ricominciare a camminare. E Bologna e Maccabi sono state le partite in cui abbiamo ricominciato a camminare. Col Milan bisogna correre, perché hai già perso troppi punti per strada e perché una partita del genere in trasferta, quindi una partita notoriamente complicata contro la squadra campione d'Italia in carica, sulla carta non dovrebbe esserci storia, dovresti perderla per le condizioni in cui è la Juventus e per le condizioni in cui è il Milan nel recente passato, comunque nel presente. Però io non può più fare questo ragionamento, la Juve non può più fermarsi a dire sai però no, e sulla carta deve lasciare abbastanza al tempo che trova e bisogna raccogliere qualcosa di concreto. Per questo che vi dico che l'output del risultato sarà importante, perché in caso di sconfitta forse verrebbe quasi da mettersi il cuore in pace con questo andamento ondulatorio di qualcosina si vince, magari contro le squadre più scarse di te, e poi ci sono delle partite difficili comunque contro squadre più scarse di te, dove non fai nemmeno punteggio pieno, e poi quando becchi una squadra di livello superiore come il Benfica, come il PSG, come appunto il Milan, vai a perderla. E quindi la sconfitta sarebbe il punto più basso per questa Juventus e ti ributterebbe nella crisi a tutti gli effetti e perdere anche un ennesimo scontro diretto. Apro e chiudo a parentesi: Allegri ha vinto un solo scontro diretto vero e proprio, cioè col Chelsea, da quando è tornato sulla panchina della Juventus, perché poi il Milan non l'ha mai battuto, l'Inter non l'ha mai battuto, Napoli non l'ha mai battuto, PSG non l'ha battuto, il Villarreal non l'ha battuto. Inizia a diventare complicata e pesante come situazione. Quindi bisogna ricominciare anche a vincere scontri diretti contro tutte le squadre, non solo con la Roma o con la Lazio come è accaduto l'anno scorso. Contro tutte le squadre, perché sennò poi non puoi nemmeno pensare, non è che non ci torni, non puoi nemmeno pensare di tornare in quelle zone lì. Se pareggi, forse vai anche qua a rassegnarti un po' alla stagione mediocre sulla falsariga delle ultime due, in cui c'è questa montagna russa di risultati. Pareggio a San Siro non sarebbe nemmeno male sulla carta, ma in questa condizione non può essere considerato un risultato accettabile. In caso di vittoria, invece, la Juventus non dico che uscirebbe dalla crisi, perché non è assolutamente vero, però metterebbe la freccia, accenderebbe una spia nella testa dei tifosi della Juventus, nella testa dei tifosi avversari, nella testa dei giocatori della Juventus e nella testa dei giocatori avversari. È molto complicato vincere a San Siro, nonostante il Milan abbia delle grandi assenze, ma questo non deve essere una scusante, le abbiamo avute anche noi, li abbiamo anche noi, ma di questo non ci deve interessare.
il risultato finale ci dirà, non dico chi siamo noi, ma chi siamo noi in questo momento e che tipo di stagione potremmo andare a fare durante il corso di questa annata calcistica. Io vorrei riportarvi un po' alla mente il Milan-Juve dell'anno scorso, che credo che sia stata a mani basse una delle partite più brutte giocate dalla Juventus nella passata stagione. Oggi Soccerman mi ha inviato il report, ora mi coprirò, quindi non mi vedrete per un po', però guardate qua che roba. Ultima partita di Bentancur e Kulusevski con la maglia della Juve, mi pare di ricordare, in cui addirittura Bentancur fa un partitone, e a quanto pare Kulusevski e Morata giocavano nella stessa identica posizione, deve essere andata così, o forse era McKennie il 14, probabilmente era il 14, era McKennie, se giocava con il 4-4-2 storto, con McKennie molto dentro il campo, ma guardate la differenza di baricentro tra Juve e Milan, che poi non si converte nelle azioni da gol, nei gol, per anche gli expected goals, cioè 0-6 a 0-36, stiamo parlando di una partitaccia in cui comunque il Milan fa 14 tiri, però guardate i tiri del Milan, sono praticamente o tutti da fuori area o quando sono in area non sono nemmeno così tanto pericolosi, quelli della Juve men che meno. È stata una partita proprio brutta da vedere, in cui noi siamo stati anche bassissimi con questo possesso palla sterile, molto in orizzontale, con la voglia di non andare proprio ad offrire nessun tipo di fase offensiva, e quindi insomma non puoi essere soddisfatto di questa cosa. E tra l'altro pochi giorni dopo quella partita la Juventus va a prendere Vlahovic pensando di aver necessità di un giocatore diverso là davanti, cosa che secondo me si è confermata giusta come ragionamento l'anno scorso, e ora che ce l'abbiamo dobbiamo cercare di migliorarlo. Parlavo prima delle assenze, cerchiamo di ragionare anche un po' sulla probabile formazione, che a quanto pare dovrebbe essere questa. Mi sposto un attimo: Szczęsny, Alessandro, Bonucci, Bremer, Danilo, quindi Bonucci che torna nei titolari dopo aver saltato la partita di Champions contro il Maccabi, Kostic a sinistra, Cuadrado a destra, Locatelli e Rabiot a centrocampo, che io ho posizionato in questo modo, con Rabiot sul centro-destra, Locatelli sul centro-sinistra, perché spalla alla porta Rabiot potrebbe già entrare dentro il campo, però potrebbero anche essere invertiti, non è detto che siano così. Immagino invece che Bonucci e Bremer giocheranno in questa condizione, perché nelle ultime gare abbiamo visto Bonucci sul centro-sinistra e Bremer sul centro-destra, e davanti Vlahovic e Milik, che dovrebbe essere recuperato, usiamo il condizionale, Allegri ha detto che ci sono ancora 24 ore nella conferenza stampa, e quindi spera di recuperare Milik al 100%, ha avuto un affaticamento che non è un infortunio, non è una lesione, è un affaticamento che ci può stare. Una cosa però chiedo io, se Milik non è al 100%, non gioca, che non giochi Milik, che giochi uno tra Paredes o uno tra Miretti o Moise Kean addirittura, non lo so, o McKennie stesso, non ne ho idea, ma mettiamoci un altro giocatore. Se Milik non sta bene, non voglio rischiare di rompere Milik, di averlo più lontano possibile come rientro, perché non si può continuare così, onestamente. Se è un affaticamento, che recuperi, non voglio forzare, non voglio cercare di accelerare questo procedimento, no. Mi intriga questa formazione? Stranamente sì, devo dirvi la verità, stranamente mi intriga molto, perché è una formazione forse quasi obbligata, a meno che tu non voglia davvero giocare col 4-3-3, quindi togliere un attaccante. Però è una formazione molto vecchio stampo. Io ricordo questi 4-4-2 puri, perché questo sarebbe un 4-4-2 puro, a differenza di quello storto che siamo abituati a vedere nelle ultime annate. Ma forse quando ho iniziato a seguire il calcio, no? Mi ricorda molto, se vogliamo, non di livello, però per come era pensato l'attacco della Juventus pre-Calciopoli, con Del Piero, Trezeguet in attacco, anche se Milik e Vlahovic hanno caratteristiche diverse, però un 4-4-2 puro con Camoranesi a destra, Nedved a sinistra, con Vieira e Emerson a centrocampo. Ribadisco, come caratteristiche siamo completamente diversi nei singoli, però l'impronta, la struttura, oppure il 4-4-2 di Del Neri, ma anche tanti altri 4-4-2 che abbiamo visto nella storia del calcio, lo stesso Ranieri giocava con il 4-4-2, quindi una formazione, se vogliamo, con un passato juventino, una formazione molto vecchio stampo, cioè con i terzini
forse un po' più bloccati, perché ne parlavamo anche l'altro giorno, c'è questo blocco avanti della Juventus che consiste praticamente nei due attaccanti, l'altra sera Di Maria e Vlahovic, più qualcosa agli esterni, però andare su questo sistema di gioco intanto mi fa pensare a una volontà di gestire molto bene le ripartenze. Abbiamo visto negli ultimi giorni, nelle ultime partite, che la Juventus sulle ripartenze ha dato una sistemata, cosa che invece nelle partite precedenti veramente un disastro. E quindi potrebbe essere un'idea anche per mettersi a specchio concettualmente con il Milan, proprio a livello di posizione dei giocatori, abbandonando un po' questo 4-4-2 storto che abbiamo visto un po' troppo spesso, devo dire la verità, ultimamente, cercando anche di utilizzare gli esterni per la ripartenza, ma soprattutto con due attaccanti come Milik e Vlahovic lì davanti, sfruttare sia a destra che a sinistra la possibilità di creare la superiorità numerica o con un passaggio, quindi Locatelli che va a servire Kostic o Cuadrado sulla profondità, che possono poi mettere dentro il cross per Milik e Vlahovic, che sono molto bravi a riempire l'area di rigore. C'è un difetto, se vogliamo, all'interno di questo ragionamento, e cioè che solitamente con McKennie che fa il finto a destra ha la possibilità di buttarsi dentro, andare a chiudere sul secondo palo. Né Kostic né Cuadrado mi sembrano i giocatori ideali che per andare a chiudere sul secondo palo quando il cross arriva dalla corsia opposta, e in questo devono migliorare sensibilmente, perché potrebbe essere questo una sorta di ragionamento di fondo di Allegri per quando rientreranno anche Pogba, Chiesa e Di Maria, e cioè Di Maria a destra, Chiesa a sinistra e Vlahovic e Milik davanti con, che ne so, Rabiot e Pogba, Paredes e Pogba, Paredes e Rabiot. Io credo di no nel complesso, perché comunque poi ad Allegri piacciono tre centrocampisti, è difficile che giochi con un 4-4-2 puro. Infatti addirittura mi era balzata l'idea che potesse essere Cuadrado finta ala, una roba, cioè creare il 4-4-2 storto anche con gli esterni. Questa è una cosa che ci ho ragionato un po', perché anche l'altro giorno Cuadrado l'ha messo come mezzala e non lo so, non me lo tengo proprio fino all'ultimo come, però una roba di questo tipo in cui magari poi ci sarà anche Pogba che rientrerà in qualche posizione strana, o magari proprio a sinistra fare lui lo storto. Diciamo che di opzioni con il recupero di questi giocatori ce ne sono, oggi ovviamente non ci sono, è una situazione anche una sorta di emergenza. Questa formazione, ribadisco, stranamente mi intriga, perché se la ragiono così come messa giù, 4-4-2 puro, giochiamo per andare sugli esterni, giochiamo per andare ai cross, giochiamo per andare in verticale, giochiamo per andare in ripartenza, va da Dio, perché abbiamo visto che sono un po' le armi migliori che ha a disposizione questa Juve per massimizzare un po' quello che è ovvio che se il piano invece è rimanere con questi due blocchi da 4, con Milik che gira intorno e Vlahovic che deve fare la partita che ha fatto l'anno scorso Morata a San Siro, allora vi dico, ragazzi, probabilmente non ci siamo. Voglio sapere anche un po' da voi qui sotto nei commenti se vi intriga questa formazione pura, questo 4-4-2 puro, non storto, quindi un regular 4-4-2, molto vecchio stampo con i terzini arretrati, con gli esterni di questo tipo, con due attaccanti veri e propri al centro dell'area, o se per voi è necessario giocare con un centrocampista in più anche a costo di rinunciare a un esterno. Partita crocevia della stagione, perché davvero vincere questa partita qua ti darebbe una forza incredibile, non, ripeto, voglio ripeterla, non ti farebbe uscire dalla crisi, però ti darebbe della benzina anche a livello mentale per andare a ribaltare forse anche un girone di Champions che, per quanto mi riguarda, come dicevo nell'ultimo video, quello contatino, al 90% siamo fuori. Però capisci bene che se inizi ad avere davvero tanta fiducia, riesci a ricompattare il gruppo squadra, riesci a restituire anche ai giocatori la fiducia nell'allenatore, nella guida tecnica, allora si possono fare grandi cose. E però passa anche da queste partite qui, passa da questi big match, passa da questi incroci, passa dal fatto che bisogna fare risultato. E per risultato si intendono i tre punti, perché un punto e basta, in questo momento, non sarebbe sufficiente. Dall'altra parte, questa Juve è ancora malata, non è ancora guarita, non è ancora squadra, può diventarlo domani sera a San Siro.